degli elementi, il microfono della faccia, un quadro indiziario che è stato costruito giorno dopo giorno a seguito di sopralluoghi che sono stati fatti dalla polizia scientifica, un intervento non solo di quella di Catania ma anche quella di Palermo e di Roma per quello che concerne la valutazione dei punti di aggancio e le celle d'aggancio, tutta una serie di ricostruzioni, di dichiarazioni testimoniali di persone che ci hanno permesso momento dopo momento di ricostruire quello che era avvenuto il pomeriggio del 7 gennaio nel cimitero di Catania. Esattamente queste prove scientifiche? Le prove scientifiche sono delle tracce del DNA del Matà sotto le unghie della mano destra della signora Velardi e poi delle tracce del DNA di sempre del Matà miste a sangue della Velardi sullo sportello posteriore destro della macchina del Matà. I motivi secondo voi che hanno portato a questo gesto? Sono motivi di carattere personale, insomma, dei rapporti con la madre che forse ostacolava delle scelte personali. Cioè la madre voleva impedire il matrimonio del figlio perché il figlio pare che si stesse per sposare? Allora, vi ho detto in conferenza che è un fatto personale, vi abbiamo detto che c'era una contrapposizione per scelte personali del Matà che la madre non condivide. Cioè una sorta di accanimento atroce. Quello che siamo riusciti a ricostruire è il fatto che la signora prima è stata colpita con un masso, con una pietra alla nuca, è stata trascinata in questo vialetto fra due cappelle e lì sarebbe stato lanciato altri due massi di una certa consistenza, 23 kg in uno e 18 kg in altro sul corpo della c'era stato un litigio tutto premeditato, comunque un raptus. Allora non è stata contestata la gravante della premeditazione. Grazie.